Covid, inaugurato il centro vaccinale a Puglianello, apertura anche del lab di Pietrelcina. Continua a svuotarsi il reparto Covid del San Pio, 32 i positivi ricoverati. Arrestati 3 giovani accusati di estorsione ai danni della trotta bus. Lavori di ripristino per la pista ciclopedonale Paesaggi Sanniti. Quel punto di cui aveva bisogno per l'aritmetica salvezza, il Torino se l'è guadagnato con una partita di grande sofferenza e sacrificio in casa della Lazio. Belotti e compagni restano in Serie A e con 4 punti di vantaggio condannano alla Serie B il Benevento, che domenica prossima, ironia della sorte, sarà a Torino per una partita ormai inutile. Lo 0-0 contro i biancocelesti di Simone Inzaghi è merito del sacrificio di 10 uomini e della prova superlativa di un grande Sirigu, capace, dopo vari interventi decisivi, di ipnotizzare anche Ciro Immobile, che nel finale ha calciato un rigore contro il palo, lasciando l'amaro in bocca ai tifosi giallorossi. Si chiude così il sogno proprio dei supporters del Benevento di giocarsi la permanenza in Serie A domenica prossima a Torino. Il Benevento di Pippo Inzaghi paga un girone di ritorno fallimentare con prestazioni da dimenticare, in particolar modo come quella con il Crotone al Ciro Vigorito, dove i giallorossi hanno perso la maggior parte delle gare e punti preziosi per restare ancorati al treno salvezza. Via all'Open Day vaccinale dell'ASL di Benevento nel comune di Puglianello per la somministrazione dei vaccini Johnson & Johnson. Presenti il sindaco Francesco Maria Rubano e il direttore generale dell'ASL Gennaro Volpe. Come centro vaccinale è stata utilizzata la struttura di Villa Marchitto, dove già dalle prime ore del mattino moltissime persone hanno risposto all'appello presentandosi volontariamente per ricevere le inoculazioni del vaccino contro il Covid-19. Grande soddisfazione è stata espressa non solo dal sindaco della cittadina sannita, ma anche dal direttore generale dell'ASL per il grande successo di questa giornata, che ha impegnato numerosi operatori sanitari, i quali hanno prestato la propria professionalità al servizio della comunità di Puglianello. Sarà inaugurato anche al Palavetro di Pietrelcina un'altra struttura adatta alla circostanza, anche per la posizione geografica facilmente raggiungibile dai residenti nei comuni limitrofi per le vaccinazioni, che non hanno lasciato dubbi al direttore generale dell'ASL, che ha subito messo in moto la macchina organizzativa. Presso il sito individuato saranno vaccinate le persone di età compresa tra i 60 e gli 80 anni. Dalle 12:30 si procederà con gli over 50. Appena riusciremo a completare le vaccinazioni per la fascia degli over 50, sia a Puglianello che a Pietrelcina, avvieremo anche le somministrazioni agli over 40, ha dichiarato a TV7 il direttore generale dell'ASL, Gennaro Volpe. Sono 598 i nuovi casi di coronavirus emersi in Campania dall'analisi di 13.000 tamponi molecolari. La percentuale sul totale degli analizzati è pari al 4,5%. Dei nuovi positivi, 198 sono risultati sintomatici. Nel bollettino odierno dell'unità di crisi sono inseriti 30 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore. Sono invece 1.910 i nuovi guariti. Si svuota ancora il reparto Covid-19 dell'ospedale San Pio di Benevento, dove sono ricoverati 33 pazienti, 28 residenti nel Sannio e 5 di altre province, 2 le dimissioni, un sannita ed uno di un'altra provincia. All'esito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i carabinieri del Comando Provinciale, unitamente ai militari della sezione della locale procura, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Benevento nei confronti di 3 giovani beneventani, rispettivamente di 22, 27 e 29 anni, per il reato di estorsione in concorso ai danni della Trotta Bus Service S.p.A., affidataria del servizio pubblico di gestione di parcheggi a pagamento in varie aree del centro cittadino, nonché gestore del servizio di mobilità urbana. Le attività di indagine sono state avviate nel mese di novembre 2019 a seguito dell'incendio di 3 minibus parcheggiati all'interno del deposito della Trotta Bus e del successivo incendio di 2 parchimetri in data 1 dicembre 2019 a Piazza Cardinal Pacca, Benevento, gestiti dalla citata società. In particolare, nel corso dell'attività investigativa è emerso che il 29enne gestore di fatto di una cooperativa
cooperativa beneventana, affidataria di parcheggi cittadini, nei mesi di maggio e settembre 2019 ha minacciato un dipendente della società per la gestione dei parcheggi di maggior introito della città. Nel mese di dicembre 2019, attuando una condotta intimidatoria, il 29enne ha commissionato ai due coindagati, uno dei quali lavorava stabilmente alle dipendenze dello stesso, l'incendio dei due parcometri in piazza Cardinal Pacca. Tale azione delittuosa ha costretto la ditta Trotta Bus Service S.p.A. ad accettare un parcheggio abusivamente gestito dal 29enne e non autorizzato, adiacente a quello gestito dalla citata impresa presso lo stadio Vigorito di Benevento, a danno della Trotta Bus Service S.p.A. In seguito alle dimissioni rassegnate da 7 dei 12 consiglieri assegnati, il prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha sospeso il consiglio comunale di Solopaca e ha nominato il viceprefetto Mario Lamontagna, dirigente area enti locali della prefettura, commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente, attribuendogli le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio. Si amplia il numero delle tabaccherie abilitate all'emissione dei certificati anagrafici. Saliranno così a 33 i punti abilitati, andando a coprire l'intero territorio comunale. Il servizio, partito a fine febbraio, sta ottenendo un crescente apprezzamento da parte dei cittadini, che possono ottenere una serie di certificati come lo stato civile, la residenza o lo stato di famiglia, senza doversi recare all'ufficio comunale. Sono iniziati i lavori per il ripristino della percorribilità e per la messa in sicurezza della pista ciclopedonale Paesaggi Sanniti da Benevento alla dismessa stazione ferroviaria di Vitulano. Lo comunica il presidente della provincia, Antonio Di Maria. L'intervento consisterà principalmente nella risagomatura della pista nei tratti sconnessi, nel consolidamento statico di un ponticello, nella rimozione del cordolo centrale in tufo, nello sfalcio delle erbe, nella pulizia dei cordoli, nella posizione della segnaletica stradale e nella sistemazione delle staccionate in legno lungo la pista. L'intervento, del costo di circa 65.000 euro, è destinato a rendere la pista, lunga circa 7 chilometri, nuovamente uno dei punti di maggiore attrazione per quanti in città e provincia amano lo sport all'aria aperta. La Gesesa comunica che dalle 9 alle 16 sarà interrotta l'erogazione idrica nelle zone di Monte, Staglio, Madonnella e Castelluccia per lavori da parte di Enel sui propri impianti, che bloccheranno le pompe di sollevamento nel comune di Ponte. La Gesesa inoltre ricorda che è sempre attivo il numero verde emergenze e guasti 851 17 17. Grande soddisfazione ha espresso il nostro direttore Mario Del Grosso per la pubblicazione del libro Rino Gaetano sotto un cielo sempre più blu, storia della canzone italiana, edito dall'autorevole casa editrice Oepli e scritto da Michelangelo Iossa. Non nuovo a queste imprese, Mario Del Grosso è protagonista alla pagina 87, dove ha raccolto l'esperienza avuta con il cantautore Rino Gaetano e dell'intervista effettuata negli studi di Radio Antenna Benevento International, dove il cantante fu ospite fotografato insieme al direttore, foto che è stata pubblicata nell'importante recensione libraria di Iossa. A distanza di molti anni, la storia di Radio Antenna Benevento International fa ancora rumore nel ricordare i pilastri della musica italiana, ospiti dei suoi microfoni radiofonici. Finalmente siamo ripartiti, questa è una bellissima notizia innanzitutto, sempre in sicurezza, rispettando tutte le regole. Quello che vi volevo presentare oggi è la nuova linea di colorazione TK Pur, che è un prodotto totalmente vegano, senza ammoniaca, senza resorcine, senza parabeni, quindi va a rispettare un po' la linea bio della colorazione. Riusciamo a fare tutta la colorazione che sia copertura 100% del capello bianco, rispettando innanzitutto anche già dal packaging, che è tutto cartone riciclato, e va a rispettare un po' la natura, che è l'evoluzione, un po' il futuro di quello che è la colorazione. Le promozioni sono le stesse che abbiamo rinnovato.
praticamente ci permette di rinnovare tutti i look alle nostre clienti, dando l'opportunità di risparmiare. I nostri giorni di apertura sono dal lunedì al sabato, orario continuato dalle 9 alle 19.30 con prenotazione, e due domeniche al mese, che è la prima e l'ultima di ogni mese. Restiamo a vostra disposizione, un saluto. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.